Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con Linea Diretta. Oggi inauguriamo una nuova serie che ci terrà compagnia, che vi terrà compagnia tutti i giovedì. È un appuntamento fisso con la CAF CGIL, con Servizi Treviso SRL. Parleremo di varie problematiche che coinvolgono voi cittadini e avrete l'opportunità anche di telefonarci in diretta se avete qualche dubbio. I nostri ospiti sono pronti a darvi qualsiasi risposta. Ospiti, oggi parliamo di dichiarazione dei redditi, ospiti che vado immediatamente a presentarvi, a partire da Pierluigi Cacco, buongiorno, Buongiorno amministratore delegato di Servizi Treviso. a voi. Grazie per essere intervenuto innanzitutto. Poi abbiamo Monica Giomo, direttore di Servizi Treviso, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E Graziano Basso, responsabile fiscale. Buongiorno, grazie. Dunque, Cacco, io partirei con lei per quella che è la novità di quest'anno, per quello che riguarda la dichiarazione dei redditi, vale a dire i moduli che non arrivano più a casa. Voi come vi state muovendo? Ma non è che non arrivano i moduli del 730, non arrivano i CUD, I perché CUD, sì, certo. noi quest'anno, come ogni anno, partiamo con i pensionati e facciamo il 730 ai pensionati. Ovviamente a noi non serve il CUD per fare il 730, perché già abbiamo un file che ci dà l'INPS e per i nostri vecchi clienti non c'è problema. Il problema è che il CUD ci serviva per fare il confronto, cioè per verificare se i dati erano esatti. L'INPS, per risparmiare, non manda il CUD e ovviamente dà un aggravio ai pensionati, perché dice sì, potete venire nel sito, ma immaginate pensionati anziani che vanno nel sito a tirarsi fuori i CUD, oppure li mandano alle poste e dovrebbero pagare 3 euro erotti alle poste. Quindi abbiamo in qualche maniera risolto questo problema in collaborazione con la CGIL e il patronato della CGIL, e quando i nostri utenti vengono a fare il 730, noi gli stampiamo direttamente il CUD, gratuitamente. Oltre al CUD diamo anche l'OBISEM, che è un altro documento che serve al pensionato per controllare la sua pensione, insomma. Diciamo, fino a quando è possibile presentare il modello 730 e dove soprattutto? Beh, allora i CAF sono dei soggetti abilitati a ricevere i modelli 730 che possono essere precompilati direttamente dagli utenti oppure possono essere compilati da degli addetti che operano all'interno del CAF CGIL in questo caso. Il tempo utile al momento è 31 maggio, non sono previste proroghe, però di anno in anno solitamente siamo soliti attendere che all'ultimo, quindi a ridosso proprio del 31 maggio, Ci sia il qualche Ministero ritardo, No, no, il dia Ministero una ci dia conceda. esattamente ci dia un lasso di tempo in più per la presentazione. Noi chiaramente siamo presenti in tutta la provincia con 17 sedi aperte dal lunedì al venerdì, con orario d'ufficio 8:30, 12:30, 14:18 e siamo a disposizione dell'utenza, come ho detto, per la compilazione. Quindi qualsiasi utente che necessita si può o rivolgere presso le nostre sedi di persona o piuttosto, diciamo, chiamare per fissare un appuntamento, così siamo soliti dedicare il tempo necessario alla persona, visto che per noi, insomma, è importante dare un servizio di Certo. qualità. Allora, Graziano Basso, entriamo proprio nel merito della compilazione. Innanzitutto, quanti sono i modelli con i quali si può presentare la dichiarazione dei redditi? Allora, innanzitutto la dichiarazione dei redditi si può presentare con due modelli, il modello 730 e il modello unico. Il modello 730 è il modello più utilizzato. È il modello che è stato introdotto nel 93 per la dichiarazione dei redditi 92 e permette di velocizzare i tempi di riscossione dei crediti. Perché se io presento oggi, per esempio, la dichiarazione dei redditi, il credito che posso vantare, che avanzo nei confronti dello Stato, mi viene retribuito con lo stipendio di luglio-agosto oppure con la pensione di agosto-settembre, per cui velocizza di molto i tempi di attesa dei crediti che i contribuenti di solito aspettano. La stragrande maggioranza delle dichiarazioni dei redditi che facciamo noi risultano a credito, per cui è questo il vantaggio primario. Poi c'è il modello unico che è un po' più complesso, che è quello che raccoglie tutte le casistiche che non sono più contemplate nel modello 730 e ha molte pagine in più, tant'è vero che è diviso in tre fascicoli e contempla tutte le tipologie di arti e anche professioni, e non solo i dipendenti o i pensionati.
Questi modelli sono anche, oltretutto, sono anche molto semplici di compilazione per quanto riguarda il 730, o perlomeno si chiama modello semplificato, poi sappiamo che ogni volta che dicono semplificazione è una complicazione. Sì. Semplificazione forse per chi l'ha scritto, ma non per chi lo deve compilare. Infatti, un attimino complicano le regole, però il CAF è fornito di personale altamente specializzato che permette una veloce compilazione della dichiarazione dei redditi. Il tutto di solito avviene in 25-30 minuti, per cui se il contribuente porta con sé tutta la documentazione necessaria per la compilazione, la cosa va a buon fine e vede subito, è già in possesso del suo risultato. Al contribuente poi non resta che attendere che venga poi accreditato, addebitato sul suo stipendio, sulla sua pensione. Dunque, ci sono dei benefici per l'utente nel compilare il 730, quali sono? Sì, la velocità appunto della riscossione di crediti, l'addebito eventualmente quando le persone sono a debito, hanno delle imposte da versare, non devono scomodarsi di andare in posta a pagarle, bensì vengono trattenute direttamente dal cedolino della pensione o dello stipendio, e poi sicuramente la certezza che vi è l'obbligo sicuramente della copertura assicurativa, per cui qualsiasi cosa succeda all'interno della dichiarazione di reddito è coperto anche dall'assicurazione, e poi ci sono tutte la possibilità di recuperare gli oneri, ovvero le spese mediche, le assicurazioni e quant'altro che servono per generare questi crediti. Che si possono scaricare, come si dice. Sì, che si possono qual è la documentazione, adesso proprio entriamo nel merito, la documentazione che bisogna portare negli uffici, nei vostri uffici? Noi ai nostri clienti diciamo tutto ciò che avete speso e che avete poi introitato nel corso dell'anno precedente, portatecelo, non fate cernite, perché molto spesso le persone dicono ma questo non ho diritto alla detrazione di questo, non è vero. Infatti noi diciamo di portare scontrini della farmacia, le spese mediche specialistiche, i cedolini dell'assicurazione che si pagano, l'assicurazione sulla vita, oppure anche la stessa RC auto, gli interessi del mutuo, poi oneri deducibili, quali possa essere anche l'assegno in mantenimento del coniuge, qualora in caso ci sia la separazione o il divorzio. Per cui tutta la documentazione per la quale si è affrontata una spesa è bene portarla, oltre alle certificazioni di redditi. Poi non dimentichiamo la cosa più importante che in auge in questo periodo, anche per il grande sconto che permette, è il 36%, che è diventato 50%, per cui se ho fatto un lavoro sulla casa di ristrutturazione o risparmio energetico ho un enorme sconto che posso usufruire in dichiarazioni di redditi. In 10 anni però porto a casa il 50% della spesa. Parliamo di lavori di restauro che però devono avere delle caratteristiche determinanti. Sì. Dipende, perché parliamo di ristrutturazione in generale, però se io cambio la caldaia posso avere o la detrazione del 50% in quanto rientro nella ristrutturazione, oppure 55% perché rientro nel risparmio energetico. Se installo un impianto di condizionamento tipo l'aria condizionata, tutti quanti ne facciamo uso, con pompa di calore posso scalare anche questa spesa, pur non essendo un proprio intervento di ristrutturazione. Il portoncino blindato, l'impianto d'allarme, sono tutte spese che ci si può trovare con una sostanziosa a credito nella busta paga. Ma questo dipende a seconda del reddito o per tutti? No. Perché è una notizia che mi coglie proprio in contropiede. Allora, io pensavo che solamente le spese mediche e poco altro potesse essere. No, perché dovevi venire al CAF più spesso. Però non lo sa quasi nessuno, presumo. No, qui, non a caso ci siete. I nostri utenti lo sanno perché noi li trattiamo bene, li informiamo bene. Certo. No, infatti... Comunque mi diceva, c'è bisogno di No, non c'è un limite di reddito, l'unico vincolo che ci può essere è se la persona ha ritenute sufficienti, ovvero se ho pagato delle tasse posso recuperarle, siccome sono delle detrazioni fiscali, allora qua entriamo un attimino un po' più nel merito. Gli sconti del fisco sono dati o da deduzioni fiscali o da detrazioni fiscali. Le detrazioni fiscali sono cose che sono gli sconti che si fanno sull'imposta da pagare, mentre le deduzioni fiscali sono le riduzioni di reddito. Il 36%, il 50% o 55% come le spese mediche funzionano come detrazioni, per cui io determino la mia imposta dovuta e sconto quanto è la mia quota parte. In questo caso, se non ho pagato imposte o non ho imposte da versare, non posso recuperare niente. È il cosiddetto discorso degli incapienti, che ne so, il pensionato con la minima che ha 5.000 euro di pensione ha zero ritenute perché ha un reddito molto basso, ha delle detrazioni già alla fonte. E quindi in questo caso non si può... Non può portare in detrazione nulla. Ed è per questo
che noi quando abbiamo le persone che vengono a chiedere presso i nostri uffici, guarda, devo fare un intervento di ristrutturazione sulla mia casa o devo cambiare la caldaia, si valuta tutto e si fa un'attività di consulenza apposta per ovviare a questi inconvenienti, perché se per caso si ha un familiare convivente con questa persona incapiente che può portarsi in detrazione, si istruisce la persona in modo che la spesa venga addebitata tutta la persona che può portare a casa il massimo possibile. Noi valutiamo sempre il miglior risultato con il minimo sforzo come risultato, certo, in dichiarazione. Prego, sì, volevo integrare anche quello che ha detto Graziano, ricordando che a volte gli addetti del CAF possono risultare pignoli agli occhi dell'utenza, però la pignoleria è una tutela, è proprio quello che diceva anche Pierluigi, trattiamo bene le persone che si rivolgono nei nostri uffici, è proprio l'attenzione che poniamo nella verifica dei documenti che le persone portano, perché l'escludere o l'accettare una spesa comporta sì il beneficio in termini economici per la persona, perché poi i soldi li ritrova fisicamente nella pensione o busta paga la volta di luglio, però chiaramente se gliela escludiamo la spesa gli diamo anche la motivazione, ed è per evitare che nel tempo l'agenzia entrate poi mandi a casa alla persona una cartella magari con la richiesta di restituzione di quelle somme, che è vero fa comodo subito i soldini, sì, però poi restituire con la sanzione gli interessi, giustamente diamo un servizio di qualità, perché è nostro compito anche visionare la documentazione, non solo per un discorso di apposizione visto di conformità, perché ogni CAF ha la responsabilità di quello che va ad esporre per la persona nella sua dichiarazione dei redditi, ma soprattutto per evitare che arrivino appunto sanzioni e interessi, certo, poi successivamente. Infatti, ecco, vedo da che pagare. Lei annuiva. No, sì, perché è bene spiegare due o tre cose, perché noi facciamo di tutto per informare, facciamo anche queste trasmissioni per informare, ricevere telefonate, domande. Cioè, noi siamo una società ovviamente di proprietà della CGIL, siamo a Servizi Treviso, il CAF CGIL, e siamo certificati di qualità, abbiamo un certificato di qualità che garantisce la nostra qualità di lavoro. E è da dire che diversamente da altri noi rispondiamo di quello che facciamo, degli errori nostri noi rispondiamo e paghiamo noi, voi sapete che non tutti fanno così, non solo rispondiamo noi, ma per qualsiasi cosa, voglio dire, l'utente che si rivolge a noi è tranquillo. E la pignoleria che Monica prima diceva è anche determinata che certe volte si fanno denunce di redditi con eccessiva facilità di qualcuno, poi alla fine quello sparisce, chi deve pagare resta l'utente, certo. Noi formiamo la nostra gente, abbiamo 49 dipendenti fissi e abbiamo formato con mesi di formazione, abbiamo formato circa 177 ragazzi, anzi abbiamo avuto 1000 domande di assunzione a tempo determinato per fare il 7.30. Ne abbiamo assunti, ovviamente i corsi sono stati, adesso non so quanti, Monica, 200? Circa 200. Abbiamo assunto 177 ragazzi, abbiamo messi molti in part-time per poterne assumere di più, formati, perché ecco, raccomando ai cittadini questo, insomma, rivolgetevi a un CAF serio, nel nostro caso rivolgetevi al CAF della CGIL, perché avete, nonostante c'è una tariffa ovviamente da pagare, tentiamo di tenere le tariffe anche più basse, ma vanno sul sicuro, quindi si spende magari, però si va assolutamente sul sicuro. Questo è un terreno delicato. E soprattutto si possono avere notevoli detrazioni, io lo dico impropriamente perché poi ci sono 1000 figure che diceva lei, dottore, però insomma si può risparmiare se si fa una dichiarazione dei redditi corretta. Diciamo che le tasse che paghiamo sono troppe, sono troppe e qualche volta ingiuste. Però possono essere un po' di meno. Ora, noi il compito nostro ovviamente è quello, noi aiutiamo la gente a fare il 7.30, gli iscritti alla CGIL per la convenzione che abbiamo pagano meno di metà del non iscritto e ovviamente tentiamo di tenere le tariffe, ma sono tariffe ovviamente che garantiscono la qualità, questo è sicuro. Diciamo, tutte le dichiarazioni dei redditi sono a pagamento, un argomento che abbiamo sfiorato adesso nel corso della nostra conversazione. No, allora non tutte, come dicevo all'inizio, se una persona ha le competenze, riesce a autocompilarsi la dichiarazione dei redditi, può portarla ad un CAF, il quale però sotto sua responsabilità, infatti adesso lo preciso bene, l'attività del CAF consiste nel verificare quello che la persona ha riportato
dato nella sua dichiarazione dei redditi e con la documentazione, quindi ha l'obbligo di portare a visionare comunque tutta la documentazione, deve verificare la corrispondenza dei dati. In questo caso questo servizio per il CAF è un servizio gratuito verso l'utente, chiaramente poi il Ministero provvederà a ricompensare, anche se non in maniera sufficiente, quello che è l'attività appunto dei CAF in questo caso, quindi questo è gratuito, la persona, salvo le istruzioni lo prevedono e lo preciso, che la dichiarazione sia debitamente compilata in tutte le sue parti, certo. Altrimenti chiaramente il CAF... Sono i precompilati, quelli che normalmente si chiamano i precompilati, cioè la gente può venire al CAF a consegnare il 730 precompilato, noi dobbiamo fare il visto di conformità e questo è un modo. Sui 730 il Ministero a noi ci ha ridotto le tariffe. Sembrerà assurdo, ma l'ultimo governo Berlusconi prima ci davano 16 euro e oggi ce ne danno 14, una parte poi resta a Roma, una parte a Regione, via discorrendo. Cioè noi, tra le varie tagli che ci hanno fatto in una struttura che garantisce lo Stato e qualche volta anche l'INPS scaricano su di noi e ci stanno addirittura riducendo le quote. Noi che paghiamo i dipendenti regolarmente ci stanno facendo fare dei sacrifici enormi, perché negli ultimi due anni la società come Treviso, che fa 82.730, ha visto un taglio di circa 450-500.000 euro, che per noi è un'enormità, perché certo. Non è che facciamo... non è che facciamo profitti, insomma. Infatti quest'anno abbiamo visto il bilancio un po' in perdita, fortunatamente siamo strutturati bene, insomma, lavoriamo perché... Si resiste. Si resiste, ma anche a noi, siccome che qualcuno pensa, ci vengano a vedere il CAF come lavora, siamo gente seria che lavorano con ragazzi straordinari, che fanno sacrifici enormi e si scarica su questo. No, è lo Stato che deve organizzarsi in maniera migliore. Quando chiedono a noi, giustamente, come ogni impresa, dovrebbe pagarsi anche noi subito, ma ci paga un anno dopo. Certo, i famosi ritardi. E noi dobbiamo andare in banca col notaio a chiedere il mutuo. Allora, torniamo a parlare di dichiarazione di redditi e di oneri detraibili e deducibili. Siccome è un punto molto importante, Basile, chiederei nuovamente di specificare quali sono le categorie più ricorrenti che possono essere presentate dal dichiarante. Innanzitutto mi sento in obbligo di dire che tutta la documentazione deve essere assolutamente conservata, nel senso che dal momento in cui ho fatto la dichiarazione dei redditi non è che ho esaurito i miei obblighi come contribuente. Ho portato gli scontrini, ho portato l'assicurazione, ho portato il mutuo, non è che poi posso buttare via queste cose, le devo conservare per almeno 5 anni. Poi prima parlavamo anche di 36-50%, sono spese che durano 10 anni, per cui devo conservarle 10 più 5, 15, perché si ripropongono per più anni. Questa è una cosa che dico fino all'esaurimento della mia voce. Perché sanno in pochi anche questo. Perché se si butta via la documentazione, purtroppo l'Agenzia delle Entrate, in caso di mancanza di documentazione, chiede la restituzione di quanto si è portato in detrazione, perché non c'è più la certificazione a corredo. Di conseguenza questa è la cosa più importante in assoluto. Si deve conservare tutta la documentazione. Comunque, per tornare alla domanda che mi aveva fatto, sicuramente sono le spese mediche, le visite specialistiche, gli scontrini della farmacia, che sono un... Anche qui però bisogna fare dei distinguo, perché sì, c'è scontrino e scontrino. Sì, è un po' un punto dolente per quanto riguarda poi quest'anno in particolar modo, perché è uscita una circolare l'anno scorso per quanto riguarda una parte degli scontrini della farmacia che ci mette un po' in croce nei confronti del contribuente. Dunque, noi sappiamo che quando andiamo a acquistare un farmaco abbiamo uno scontrino della farmacia nella quale ci viene scritto farmaco, per cui dice che è un farmaco, un codice numerico, che è il cosiddetto codice AIC, che è il codice di immissione al commercio, poi c'è la quantità e il prezzo che sostengo. Questo è uno scontrino pienamente detraibile. Se manca una di queste caratteristiche, naturalmente non è più possibile portarlo in detrazione. La nota dolente di quest'anno invece sono i dispositivi medici. Quando noi andiamo in farmacia possiamo comprare dei dispositivi medici tipo i cerotti, tipo se qualcuno è diabetico le siringhe, qualsiasi altra cosa, qualsiasi cosa che venga catalogata come dispositivo medico. Praticamente non un farmaco, ma un oggetto che serve per la medicazione o quant'altro, anche può essere una cavigliera o quant'altro. Il problema è questo, che la normativa prevede che oltre che ci sia scritto dispositivo medico, il nome del dispositivo, deve esserci esplicitamente scritta la marchiatura CE, eventualmente anche la normativa di riferimento. Questa cosa
è un po' difficile da spiegare alle persone, perché giustamente quando io ho acquistato penso di avere lo scontrino in ordine col codice fiscale e quant'altro, perché mi determina chi ha sostenuto la spesa. Aspettate un istante perché abbiamo una telefonata, sì. Sentiamo chi è in linea, pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con la signora Dori Adriana. Ci dica, signora. Dori Adriana, via Piave 5, Salzano, Venezia. Allora, volevo dire un po' una cosa. Non che disdica il CAF o le associazioni varie, insomma. Sì. Allora, prima di tutto io sono stata iscritta non alla CGIL ma alla CISL. Sì. Ho preso una cantonata perché mi è arrivata la tessera di 3 anni senza chiedere se a me era giusto o no, cioè per 3 anni la tessera, no, io dico per 1 anno. Sì, 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 ho capito. Ecco, qua stiamo parlando tra l'altro anche di un altro sindacato. A parte questo, vengo al discorso del 7.30. Sì, va. Allora, ho un figlio di 47 anni che lavora, grazie a Dio, senza problemi. Abbiamo venduto, essendo vedova, abbiamo venduto un appartamento, abbiamo comprato una casa. La casa, naturalmente, la base dell'appartamento non era sufficiente, è stato fatto un mutuo. Sì. Con il mutuo si va al 7.30. Al 7.30 al CAF qui di Salzano, 60 euro a un non iscritto. Non iscritto, iscritto. Non iscritto, sì. Sì. Fare il 7.30 a uno non iscritto alla società del CAF, e lo dico alla CISL, lo dico senza problemi. Ecco. Va bene, andiamo avanti, sì. Ecco, perfetto. Le dico a mio figlio, guarda, è meglio che ti iscrivi che hai un po' di sconto, diciamo così, no? Sì. Benissimo. Fatto questo trasferimento, nella busta paga sì, mensilmente, se di mio figlio, 16 euro mensili. Andiamo a maggio, porto tutti i documenti per fare le detrazioni del mutuo, vado a prenderlo 30 euro al posto di 60. Sì, devo chiedere tra l'altro anche di stringere, signore, perché abbiamo pochissimo tempo. Ecco, concluda, boh, per favore. Diciamo così, la schiaffeggiata di 30 euro all'ammontare che dopo mio figlio ha detto no, disdico, perché scusa. Però certo che questo è una questione che riguarda non gli ospiti che sono qua presenti, che rappresentano il CAF della CGIL, però comunque le rispondiamo anno, lo stesso. A fine anno, tredicesima, sì, e quattordicesima, 210 euro, ecco, per uno sconto di 30 euro. Ho capito, benissimo, grazie, adesso le rispondiamo subito, se vuole lei. Sì, ecco. Sì, scherziamo, rispondiamo sì alla signora. Beh, intanto la prima questione: in CGIL non può succedere che gli mandino la tessera per 3 anni. Noi abbiamo l'ufficio anagrafe che registra i nostri iscritti anno per anno e quindi la tessera viene data annualmente e noi abbiamo il registro di chi è iscritto e iscritto, perché noi abbiamo una convenzione con la CGIL, ma noi siamo una SRL, è una cosa diversa. Io invito la signora ovviamente a recarsi al segretario della CISL e di porre, lei era iscritta alla CISL, e di porre la questione per correttezza. A Treviso, che non è Venezia, noi abbiamo un accordo CGIL e CISL, le tariffe sono uguali, le mettiamo fuori. Le tariffe però, signora, sono una cosa diversa della tessera, nel senso che la tessera all'adesione a un sindacato, non solo perché il sindacato è convenzionato con la società che gli fa lo sconto sul 7.30, beh, per tanti altri motivi, quindi è un'adesione che non si fa solo per il 7.30, perché capisco quello che dice lei, non converrebbe. Quindi è indubbio che uno iscritto lo fa per democrazia, per difendere le ragioni del lavoro, per difendere il suo posto di lavoro, per fare le battaglie, perché diversamente in sto paese gli operai perdono sempre e i ricchi vincono. Se gli operai vogliono avere qualche punto in più devono mettersi insieme, organizzarsi nel sindacato e riscorrendo. Il CAF, signore, noi
Abbiamo, come ho detto prima, stiamo lavorando attualmente con 220 dipendenti. Parlo del CAF CGL, io rispondo ovviamente del CAF CGL di Treviso, di Salzano, quindi a Venezia. A Venezia. Ma, noi sti ragazzi li paghiamo col contratto del commercio regolarmente. È indubbio che non potremmo mai fare un 730 gratis, mi pare indubbio anche a chi paga la tessera. Chi paga la tessera alla CGL ha uno sconto, da noi paga meno di metà ovviamente, ma diversamente noi non reggeremo, non possiamo farcela diversamente. Guardi che noi, i 30 euro che si paga anche a Treviso per gli iscritti, noi perdiamo, cioè noi sugli iscritti siamo lì, noi ovviamente guadagniamo, tra virgolette per capirci, perché non abbiamo bilanci di attivi, perché non ragioniamo alla pari, noi andiamo con bilancio alla pari, stiamo gli investimenti che facciamo, però noi dove si guadagna? Si guadagna ovviamente nel non iscritto. Quindi capisco le ragioni della signora, se lei era della CIS si rivolga alla CISL, però le assicuro che se si vuole lavorare bene dobbiamo in qualche maniera separare le due cose, un conto è l'iscrizione al sindacato e poi altra cosa. Certo, noi torniamo all'argomento della puntata di oggi. Giomo, dunque, mettiamo caso che qualcuno, dopo aver visto la nostra trasmissione, voglia rivolgersi al CAF. Come fa? Cosa deve fare? Vi può contattare semplicemente telefonicamente, gli date le prime istruzioni su quale documentazione portare, deve venire di persona, ci spieghi? Ma allora, i nostri sportelli sono aperti, come dicevo all'inizio, tutta la settimana, dal lunedì al venerdì. È molto facile anche rintracciarci, perché comunque tramite internet abbiamo un sito dedicato, e comunque anche per chi conosce già l'organizzazione sindacale può comunque anche attraverso quella arrivare a noi. Può già portare una documentazione dal primo appuntamento? Ma allora, solitamente noi, proprio per l'attenzione che poniamo alle persone, le persone che ormai sono già nostri clienti e affezionati da anni e che l'anno scorso ad esempio si sono già rivolti a noi per fare la dichiarazione, a loro noi mandiamo a casa come di consueto ogni anno una lettera di appuntamento in cui ricordiamo e fissiamo già un appuntamento che può essere tranquillamente, però in base alle loro esigenze, anche spostato. Per chi invece non magari è la prima volta che necessita appunto del nostro servizio, può o presentarsi anche con della documentazione di persona, fissando comunque un appuntamento, perché è necessario, come diceva anche Graziano, dare minimo mezz'oretta di tempo alla persona per visionare i documenti, oppure anche telefonandoci e fissando appunto un appuntamento. Basso, io le chiedo qual è l'errore più comune o la cosa più ignorata da parte dei contribuenti che si recano, quindi un consiglio anche che può dare ai nostri telespettatori. Vabbè, come dicevo prima, sicuramente portare tutta la documentazione, poi alle volte gli errori si incappa in errori involontari, certo. Come può essere dimenticare a casa, per esempio, qualche CUD relativo a dei trattamenti particolari, trattamenti sostitutivi di lavoro dipendente, tipo come può essere per gli edili la cassa edile, oppure qualche invalidità pagata dall'INPS, perché magari il CUD non è arrivato, dall'INAIL anche, per cui il CUD non è arrivato e ci si aspetta sempre che arrivi la busta da casa, invece bisogna muoversi anche per l'INAIL e andare eventualmente a sentire se è stato fatto il pagamento diretto presso l'ente per poter avere il CUD direttamente, perché non è possibile scaricarlo dal sito se non con il proprio PIN personale. Perché anche l'INAIL dà il CUD a chi è quelli che ha avuto lunghi infortuni lunghi, sì, tutte queste cose. Sì, qua. Sì, sono, quando hanno il pagamento diretto, di solito quando c'è un infortunio in un'azienda, nel settore privato per esempio, o in qualsiasi settore, l'INAIL transita attraverso l'azienda, per cui l'infortunio è pagato dall'azienda. Qualora invece questo non avvenga, perché o c'è il problema dell'azienda o perché l'azienda non esiste più, viene pagato direttamente tramite assegno dall'INAIL stesso, e di conseguenza questo non ha nessun modo, nessuna certificazione fiscale se non quella rilasciata dall'INAIL, che come l'INPS quest'anno per la spending review non consegna più il CUD, per cui bisogna che si attivino per poter recuperare. Cioè, che poi il consiglio, se vogliamo darlo, molto semplice: portate tutto. Tutto sì, quello tutto. Non dite magari forse non serve, nel dubbio portare tutto. Non è, ecco, è normale da noi vedere persone che vengono proprio col sacchettino tipo spesa o la busta, addirittura ce la consegnano all'operatore, l'operatore smista, dice questo sì, questo no, dando, come diceva Monica, le opportunità
opportune specifiche di quello che è la norma, di quello che la normativa ammette, oppure come correggere l'anno, per l'anno successivo. L'anno prossimo, da chi è, viene da noi da più di 10 anni, potremmo regalare proprio una borsa. Abbiamo già la busta per gli scontrini. Busta, sì, ma l'anno prossimo potremmo anche pensare di regalare la borsa. Vuoi fare la dichiarazione dei redditi? È complesso, però diciamo che questa complessità può portare ad avere dei vantaggi, sì, se la si sa utilizzare a proprio vantaggio. Noi purtroppo siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento odierno, molto ci sarebbe ancora da aggiungere, magari dedicheremo un'altra puntata, uno dei prossimi giovedì, alla dichiarazione dei redditi. Prima di salutarci però è doveroso anche, io vorrei dare la parola, Cacco, perché purtroppo c'è una notizia che ha... Per noi oggi è una giornata molto triste, insomma, perché questa notte è venuto a mancare il nostro responsabile della sede di Mogliano. Era Ato Scatteni, una persona straordinaria di 61 anni, insomma. Questa notte ha avuto un infarto, stamattina ci è capitata questa tremenda notizia che ovviamente nessuno di noi non solo non voleva, ma nemmeno si aspettava. È un dolore che pervade tutta la società, perché era una persona a cui la sua presenza, insomma, si sentiva, ed era un caro amico, una cara persona che ci mancherà tanto. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento quindi a giovedì prossimo, per cui ringrazio nuovamente i nostri ospiti, a partire da Pierluigi Cacco, amministratore delegato di Servizi Treviso. Grazie Cacco. Monica Giomo, direttore di Servizi Treviso, e il responsabile fiscale Graziano Basso. Grazie anche a lei Basso, è stato molto, ci avete dato delle informazioni preziose. Non guarderemo più un 7.30 con gli stessi occhi da oggi. E noi quindi ci rivediamo con Linea Diretta domani alle 13.15, mentre con i prossimi appuntamenti con Servizi Treviso, il Caffè CGL, giovedì prossimo. Arrivederci. La prima telefonata, certo, questa è...